Tipografica Varese è un'azienda di stampa e rilegatura di libri. Da 90 anni produciamo libri per i principali editori europei. Siamo una delle poche aziende che fa tutto, quindi entra la bobina bianca e ne esce il camion pieno zeppo di libri. Il fatto di essere stampatori fa sì che non ci sia una pubblicazione, nel senso che noi non ci occupiamo di quello che c'è nel libro, per quello c'è l'editore. Noi siamo semplicemente dei trasformatori, dei duplicatori. A me arriva un PDF, a noi arriva un PDF e ne diventano migliaia di copie. Tipografica negli anni ha fatto dei record, se proprio vogliamo, nel senso che per esempio il primo Harry Potter d'Italia è stato stampato qui dentro, stampiamo regolarmente Il Padrino da quando è stato portato in Italia, recentemente abbiamo cominciato a esportare tanto anche in Africa, per cui abbiamo stampato per esempio le guide del telefono per il Gabon, stampiamo libri scolastici per alcuni paesi africani, siamo abbastanza presenti sul mercato. Per stampare un libro servono fondamentalmente quattro professionalità, diciamo così. Chi si occupa della cosiddetta prestampa, cioè della costruzione della matrice di stampa, della lastra. Sono persone che lavorano al computer e che poi gestiscono questo laser che incide le lastre di alluminio. Poi ci sono gli stampatori, chi fisicamente prende una bobina di carta bianca e applica l'inchiostro fino ad arrivare al contenuto del libro stampato. C'è la rilegatura, divisa in cucitura, quindi la rilegatura con il filo refe, e la brossura, l'applicazione o il cartonato, l'applicazione della copertina sul libro. Non credo di poter dare un consiglio per chi vuole venire in tipografica. Venire in tipografica fondamentalmente vuol dire lavorare in un'industria che è sporca, perché gli inchiostri sporcano e non si può fare niente, che però è appassionante perché si portano, si fanno libri, si trasforma qualche cosa dal foglio bianco al foglio stampato, è qualcosa di, secondo me, di molto particolare. Il consiglio in generale a qualunque ragazzo di oggi, secondo me, dovrebbe essere solo quello di tenere la mente aperta, perché è fondamentale. Nell'istante in cui uno comincia ad avere delle gabbie e comincia a non voler guardare le cose, automaticamente si taglia fuori. Invece è un mondo che cambia talmente velocemente che è necessario sempre tenere occhi e orecchie aperte per sentire questi cambiamenti. Io credo in un mondo con i libri. Sarà sicuramente un mondo diverso rispetto a quello su cui sono cresciuto io, su cui è cresciuta la generazione prima della mia e così via, ma così come era diverso ai tempi di Gutenberg, evidentemente. La carta era un prodotto d'élite nel Medioevo, piano piano è diventato un prodotto di massa, magari ritornerà un prodotto d'élite, magari ritornerà un prodotto di nicchia diverso, che è quello che penso. Io credo che i libri stampati ci saranno sempre, ma diventeranno qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che è adesso. Però il libro esisterà e noi ci saremo per stamparlo.